patalo. Quando tu te ne chiama, chi scuote meno, chi scuote peggio. Vediamolo qua nel testa a testa con Vignales. La vince Quartararo alla fine del terzo settore. Vignales ha un ritardo di 148 millesimi, chiude Quartararo adesso secondo. Butta via qualcosa nell'ultimo settore, 32-5 alle spalle di uno straordinario Rins. Chiude Vignales, vediamo se magari recupera, non dovrebbe essere così. 1-32-6, però è l'unica Yamaha che non perde nel quarto settore qualcosa. O se perde, perde un po' meno degli altri. Sì, diciamo che forse più il quarto settore va più in base al feeling che hai, al setup che stai usando e come ti trovi su questa pista, più che alla moto che stai usando, secondo me. E a questo punto forse ci siamo trovati a sottovalutare senza volerlo un pochino il tempo di Alex Rins, tanto qua ribadito in super slow-mo tutti quegli scuotimenti che avevamo notato prima. E Marquez scivola in seconda fila in questo momento, quarta posizione per lui, 3-2-7, abbastanza inedito, davanti a Mire a Cracciolo, con Petrucci che apre la terza, davanti a Mire a Morbidelli, poi le spalle a Kagami, e Dovizioso che si deve tirare via da lì, che di fatto un giro buono non l'ha fatto perché ha ritardo 3 secondi e 0,84, quindi quello Dovizioso non l'abbiamo visto. Ma anche detta una cosa, diciamola, che Marquez è fortissimo come passo gara, e in realtà sul giro secco ad Assen ancora meglio del 2-6, tirato alla morte. Poi se ti ricordi questa mattina che era studendosi anche tanti rischi.